Enzo Tamborra, presente oggi qui al terzo talk organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno con il tema lo sport. In merito, che cosa ci potresti anticipare e magari darci dei suggerimenti? Una volta tanto non voglio parlare di calcio, anche perché ne parliamo ogni giorno, ne parlo io personalmente ogni giorno in televisione. Voglio dire soltanto che, essendo un appassionato dello sport a 360 gradi, dobbiamo far crescere tutte le altre discipline sportive, lo dobbiamo fare attraverso il miglioramento degli impianti, delle strutture, dobbiamo pensare probabilmente di più allo sport di base. In realtà negli ultimi tempi si è fatto parecchio, però abbiamo anche delle lacune molto vistose. Ad esempio a Bari c'è il paradosso di uno stato del nuoto dove non è possibile utilizzare la piscina da 50 metri, no? E abbiamo la squadra di pallanuoto che vince un campionato ma che gioca le sue partite in casa a Santa Maria Capua Vetere. Quindi insomma bisogna colmare queste lacune, perché a Bari c'è voglia di fare sport, c'è una bella gioventù, ci sono società di grandissima tradizione e che da decenni portano avanti il messaggio dello sport, però bisogna insistere sullo sport per tutti in particolare. Fabrizio Nitti, Gazzetta del Mezzogiorno, siamo al terzo appuntamento organizzato appunto dalla Gazzetta del Mezzogiorno e il tema di oggi del talk è lo sport. Cosa ci dici di più? Beh, credo mai giornata fu più giusta, considerando che questa sera c'è anche una partita di calcio che praticamente catturerà l'attenzione di tutta la nostra città. Comunque oggi qui all'interno della Camera di Commercio proveremo a raccontare un po' le varie facce dello sport barese: calcio, tennis, vela, il CUS con le varie attività della sportive all'interno, parleremo dello sport all'aria aperta anche. E poi, dulcis in fundo, croce delizia: se non c'è sport non c'è cibo, se non c'è cibo non c'è sport, quindi anche con il rappresentante, il direttore della Codiretti Bari, di quali sono i cibi più indicati per chi fa sport, integratori o cibo a chilometro zero. Nicoletta Virgintino, siamo qui ospiti della Gazzetta del Mezzogiorno, il terzo talk, il tema è lo sport. Sempre nella rassegna organizzata dall'editore e Bari, cosa ci dici di più? Beh, è una rassegna bellissima, la sto guardando, ammirando anche, sto vedendo le foto che sono veramente bellissime, dei talk importanti, perché Bari è una città, oltre che bella, è una città veramente che accoglie anche tanti turisti, e noi come circolo cerchiamo proprio anche di far conoscere la nostra città con un torneo, per esempio ITF dove si sono presentati circa più di 300 partecipanti, e adesso da tutto il mondo, e adesso invece ci sarà il VTA a giugno da $125,000, e anche lì sarà l'occasione per far conoscere, oltre che il circolo tennis, far vedere chiaramente al pubblico di Bari le giocatrici più forti del mondo, e poi far conoscere la nostra meravigliosa città. Nel titolo è Bari, c'è una parola: sogni. Cosa sogni? Sogno tanto, io amo lo sport, amo il tennis, sono nata con la Gazzetta del Mezzogiorno da una parte e con la racchetta dall'altra. Mi piacerebbe poter ospitare, come presidente del circolo tennis Mario, un bellissimo torneo maschile, e chissà, avere anche Sinner a Bari è un sogno, no? Si può sognare. Antonio Prezioso, oggi presente qui al terzo talk organizzato dalla Gazzetta del Mezzogiorno nell'ambito della rassegna E Bari. Che cosa ci puoi dare come consiglio, oppure magari un tuo parere? Allora, come consiglio, visto che parliamo di sport, consiglio a tutti di praticarlo. Ovviamente non necessariamente a livello agonistico, l'importante è fare attività fisica, soprattutto per i bambini. È molto formativa, previene anche malattie come l'obesità e malattie cardiovascolari, per cui è utilissimo fare sport, formativo, insegna a stare nel gruppo, insegna le regole, insegna a rispettare il compagno e l'avversario. Per cui un consiglio: fate sport a qualsiasi livello e a qualsiasi età. Un riferimento a questa iniziativa che l'editore ci ha tenuto molto appunto ad organizzare, quindi stiamo parlando di passato e futuro, e appunto questa è accentuata su Bari. Che consiglio puoi dare? Allora, Bari
diciamo, è sempre una città, è stata una città sportiva, una città degli sport, soprattutto chiaramente noi abbiamo il mare, parliamo degli sport di mare, parliamo di vela, canottaggio, canoa, ultimamente il SUP, il surf, tutti questi sport. Per cui il passato abbiamo avuto anche campioni che hanno onorato la città, presente lodevolissime iniziative del comune che hanno avvicinato tantissime ragazze per gare sport. E il futuro, speriamo in futuro di avere sempre impianti più efficienti sportivi e che chiunque sia il sindaco futuro abbia a cuore lo sport e gli impianti sportivi di Bari. Pietro Piccioni, presente qui al terzo talk organizzato dalla Gazzetta Mezzogiorno. Il tema è lo sport. Cosa ci può consigliare, cosa ci può dire? Passato e futuro. Ma sicuramente lo sport è alla base dei nostri fabbisogni quotidiani. Il muoversi e il mangiar bene sono i due elementi che soddisfano i bisogni del nostro organismo. Nel momento in cui si crea un disequilibrio, è evidente che si creano quelle problematiche di cui tutti noi oggi in giorno assistiamo. Non mangiare bene, non muoversi, significa andare incontro a quelli che sono i mali del secolo. Da una parte l'obesità e il disguido dal punto di vista alimentare, dall'altra parte la mancanza di postura, la mancanza di sedentarietà. Quindi il discorso che l'organismo non è tonico e naturalmente questi due bisogni soddisfatti dal muoversi, dal mangiare, portano una serie di effetti benefici sia diretti ma anche indiretti. Pensiamo che lo sport e l'alimentazione equilibrata in maniera un connubio strettissimo nel momento in cui si trovano in sintonia portano a un benessere psicologico, sia più sereni, sia più frizzanti, sia più tonici, si affronta la vita, la giornata con una maggior goliardità, cioè significa essere in qualche modo portare gioia, portare il buon umore. Questo significa non solo migliorare la qualità della propria vita, ma migliorare anche la vita del contesto dove tu vivi, dove tu lavori. Ecco per cui oggi il sapersi alimentare spesso è forbiato da cattive informazioni. Siamo pronti a fare le diete fai da te, oppure a utilizzare integratori, oppure nello sport arrivare addirittura agli anabolizzanti, no? Per esasperare attività motore. Tutto ciò che noi, l'integratore è un concetto errato, significa integrare qualcosa che manca in un'altra parte. Nel cibo non manca niente, basta utilizzarlo nella migliore forma possibile. Qual è la migliore forma possibile? La dieta mediterranea, riconosciuta ancora una volta nel 2013 la migliore dieta al mondo, lo dicono gli americani, non lo diciamo neanche noi italiani. Case 100 anni fa venne in Italia per studiare dieta mediterranea, perché rimase 40 anni a Salerno, perché girava l'Italia, perché non capiva come noi eravamo più longevi. Allora la dieta mediterranea è al centro di una dieta per il nostro sportivo. Basta distribuire le energie durante la giornata. Uno sportivo avrà bisogno di magari più energia, per cui avrà bisogno di più pasti, più spuntini oltre ai canonici, in modo da mantenere un carico energetico sufficiente. Per cui fare sport, noi lo suggeriamo ai ragazzi, fare sport sia in maniera amatoriale, fare sport anche agonistico, perché lo sport agonistico è un'altra parte importante, ma anche gli sportivi oggi agonistici stanno rivedendo i concetti dell'alimentazione che qualche anno fa li portava a utilizzare magari surrogati degli alimenti, andando contro quello che è una prevenzione della salute dell'uomo, perché spesso e volentieri bisogna prevenire e per allungare la qualità della vita, ma allungare anche la vita stessa e stare in salute.